Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e oggi torneremo a parlare di acquisti videoludici e retro gaming, ricollegandoci però a un avvenimento recente, ovvero il E3 2019 e in particolare Nintendo Direct che si è appena concluso. Questo perché se siete tra quelli che come me sono rimasti un po' delusi dall'altrimenti ottima conferenza Nintendo perché speravano nel ritorno del brand di Metroid in qualche forma, beh allora il gioco che vi presenterò oggi magari riuscirà a calmare un po' la vostra sete di Metroid. Prima di continuare però vi ricordo di lasciare un like se questo tipo di video vi piace e appunto se vi interessa ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornati sui futuri upload. Mi raccomando, iniziamo! Come potete vedere dalle immagini, continuano i miei acquisti per le console portatili, che è diventata un po' la mia mania ultimamente, e in particolare per il Game Boy Advance, la console portatile di Nintendo che ha succeduto il primo e storico Game Boy, e in particolare ho qui due titoli, di cui uno ve ne parlerò proprio brevemente, che sono Shining Soul 2 e Metroid Zero Mission. Shining Soul 2 è un gioco che non avevo intenzione di acquistare, ma il privato da cui ho comprato, tra l'altro saluto Mario Nodari o Nodari, non lo so, conosciuto su un mercatino Facebook, quello di Nintendari Incalliti Market, una persona gentilissima e super affidabile, e soprattutto ragazzi, ha dei pezzi da collezione fantastici, si vede che è un collezionista ancora prima che un rivenditore. E dicevo appunto, il venditore aveva a disposizione un po' di titoli e per farmi scontare, per ricevere un po' di sconto sul lotto, chi vende di sicuro è più propenso a venire incontro all'acquirente se vengono prese più cose insieme. Shining Soul 2 non lo conoscevo, non conosco neanche benissimo la serie di origine che è Shining Force. Questo è un action GDR di cui ho sentito parlare tra l'altro molto bene, magari inizierò a giocarlo e poi ve ne parlerò in modo più approfondito in un altro video. Comunque le condizioni erano ottime, è praticamente completo al 100%, mi sembrava un peccato farlo scappare via per due spicci proprio, e quindi ho deciso di acquistarlo perché insomma i giochi per Game Boy Advance fanno sempre bene. Questa è la cartuccia. La versione è PAL ITA, diciamo metà italiana e metà spagnola. E manca, mi sembra, soltanto il portacartucce interno, ma a livello di manualistica e libretti abbiamo tutto quanto, tra cui i mega manualoni di istruzioni e anche l'avvertenza per l'epilessia immancabile, che ormai è diventato appannaggio dei soli francesi. Ma passiamo al pezzo forte del video, che è Metroid Zero Mission. Questo in realtà è un gioco uscito nel 2004 e non è il primo capitolo di Metroid uscito per Game Boy Advance, bensì il secondo. Il primo infatti è Metroid Fusion. Questo Zero Mission però per molti aspetti rappresenta un ritorno alle origini della saga, perché si discosta dalla formula adottata da Fusion per riprendere gli stilemi classici dei Metroidvania, dei primi Metroid. Infatti questo, attenzione, non è un gioco originale al 100%, ma è un remake del primo episodio di Metroid uscito per Nintendo Entertainment System, NES, nel 1986. Abbiamo praticamente una versione rivista e corretta e reimmaginata del primissimo episodio della saga, un po' come è successo su 3DS con il secondo episodio di Metroid, uscito in origine su Game Boy, riproposto con Return of Samus o Samus Returns, non lo so, hanno scambiato comunque il sottotitolo, dove appunto il secondo capitolo per Game Boy veniva reimmaginato e veniva mantenuto il core originale dell'esperienza, però allo stesso tempo veniva aggiornata per un gaming moderno e soprattutto per ampliare l'esperienza. Idem quindi per Zero Mission, che riprende la struttura originale di Metroid, che poi è la caratteristica che ha fatto la fortuna della saga, e la espande in un'edizione, diciamo, enhanced del primo capitolo. Ora, la cosa interessante è che Metroid Fusion, sebbene sia una sorta di anomalia per la serie, perché presenta una struttura a missioni, diciamo, e non di esplorazione libera, e è molto più comune di questo Zero Mission, che effettivamente è uno dei giochi più rari che ho in collezione per Game Boy Advance. E questo, nonostante sia stato pensato per offrire
l'esperienza vera, originale di Metroid ai giocatori che magari avevano giocato soltanto a Metroid Fusion e avevano quindi una percezione distorta della serie, beh, questo qua è risultato molto più sfortunato a livello commerciale e soprattutto è diventato ultra raro, quindi è meno conosciuto. Io personalmente l'ho giocato pochissimo tempo fa su emulatore e conto di riprendere il prima possibile su Game Boy Advance, ma questa è un'altra cosa che andremo a trattare fra pochissimo. Intanto vi faccio vedere le condizioni di questo gioco e ringrazio ancora una volta Mario Nodari o Nodari, non lo so, io mi sbaglio sempre con i cognomi, per avermi fornito un gioco in condizioni perfette, eccellenti. È usato, non è mint, ma non cerco io le cose completamente nuove, anche perché poi si pagano di conseguenza. A me va benissimo un titolo vissuto, vedete magari le alette sono un po' rovinate, ma è comunque CIB, è complete in box, è perfetto, è bellissimo, è la versione europea perché ci sono tutte quante le lingue a disposizione, rispecchia tutte le caratteristiche che deve avere un gioco per entrare nella mia collezione, soprattutto non costava tantissimo, è stata una spesa abbordabile e quindi sono stato felicissimo di farla. Quindi ringrazio ancora una volta Mario per l'occasione, l'opportunità. Lo trovate su vari mercatini Facebook e io l'ho conosciuto su Nintendo Reality Market, che è il market di riferimento, e soprattutto è molto utile perché ci sta la lista con tutti i feedback, quindi scoprite subito se potervi fidare o meno di un acquirente. La cartuccia addirittura presenta la bustina, per quanto è tenuta bene, cartuccia ovviamente funzionante, già ho ricominciato a giocare il gioco. Vi ho detto un po' rovinato nelle alette, le condizioni generali sono perfette, abbiamo anche qui l'avvertenza per l'epilessia e abbiamo non solo il librettone di istruzioni pesantissimo, e quanto è una goduria avere questi materiali cartacei mattonati da sfogliare, è una cosa incredibile, viva la carta, viva il cartaceo. È una sensazione che il digitale non potrà mai restituire. E poi, per finire, chicca delle chicche, ci sono i punti VIP, che era una sorta di concorso a premi da Nintendo. Ogni volta che si comprava un gioco si ricevevano dei punti e andavano riscattati grattando il codice, e questi non sono neanche stati riscattati ed è una cosa molto molto figa, che aumenta, non aumenta il valore sicuramente, ma la qualità percepita e la completezza di questa edizione sicuramente sì. Dall'altra parte dei punti VIP c'è un bel poster di Sword of Mana, per ricollegarci poi al Direct Nintendo, dove è stata annunciata a sorpresa in sordina la Mana Collection con i primi tre giochi Mana, quindi Secret of Mana, Legend of Mana e qualcos'altro Mana, di cui due titoli credo mai usciti dal Giappone, quindi sono felicissimo. Questo invece penso sia un action RPG uscito sempre per Game Boy Advance. E le condizioni sono ottime e vi faccio vedere qualcosina di gameplay. Purtroppo l'unico modo che ho per giocare hardware originale è il primo Game Boy Advance, primo modello, versione americana, funzionante, anche se ogni tanto si perde lo sportellino dietro, purtroppo è da aggiustare, ma non penso si possa fare. E il problema di questa console, per chi non lo sapesse, è che è stata la prima revisione del Game Boy Advance e non ha lo schermo retroilluminato. Ragazzi, è una cosa vergognosa, soprattutto oggi che siamo abituati a degli schermi con risoluzioni assurde, colori brillantissimi. Giocare oggi con questo Game Boy è impossibile, è veramente impossibile. Ci tenevo a farvi vedere qualcosa di questo gioco, ma mi dispiacerebbe farvelo vedere tramite emulatore perché perderebbe un po' di senso. Ora, dalle immagini potete vedere che qualcosina mi sono inventato, ma non è un problema della telecamera, non è un problema delle luci, è proprio anche giocandoci dal vivo è così, e soprattutto se ci si gioca all'aperto non si vede nulla, lasciate perdere. Quindi se volete recuperare i giochi Game Boy Advance e giocarli su hardware originale, ci sono diverse soluzioni per giocarli. Vi sconsiglio caldamente quella del primo modello di Game Boy Advance, anche se poi è la più economica, ovviamente ti pareva che non era così. Vi consiglio un Game Boy Advance SP, ovvero quello col design a conchiglia, che stravolgeva non soltanto proprio la conformazione fisica della console, ma anche la qualità dello schermo, che finalmente era retroilluminato, e in più c'era una versione, quella con il codice 101, che ha uno schermo retroilluminato pazzesco, ma è costosissima. Oppure altrimenti potete giocare la libreria del Game Boy Advance su DS, ma solo fino alle revisioni Lite. Ad esempio i DSi non leggono più
i giochi Game Boy Advance perché gli è stata tolta la retrocompatibilità da quella revisione in poi. Non funziona il 3DS, quindi forse il mio consiglio è quello di trovare a poco prezzo un DS e godersi i giochi del Game Boy Advance senza perdere la vista, perché o comunque cercando di capire quello che sta succedendo, perché vi garantisco che questo Game Boy Advance io non so da piccolo come ho fatto a giocarci così tanto e non sono ancora diventato cieco. Probabilmente avevo sviluppato dei superpoteri per vedere anche al buio, perché sennò non so come sia stato possibile. Quindi in conclusione, Metroid Zero Mission lo sto giocando, lo giocherò, mi piacerebbe parlarvene ancora perché ci sono molte cose interessanti dietro a questo gioco e non è solo un fatto di aver acquistato un gioco raro, ma è un gioco che ci tenevo a avere in collezione e soprattutto che ci tengo a giocare, a conoscere, a contestualizzare all'interno del suo periodo storico, perché è sicuramente uno degli episodi meno conosciuti e più interessanti, anche perché in quel periodo uscivano i Prime, e questo qua è contemporaneo al secondo capitolo di Metroid Prime Echoes, ed è un peccato che sia sostanzialmente sconosciuto, mentre la controparte per Cubetto ha ricevuto poi un successo di critica e pubblico strabiliante, come giusto che sia, sia ben chiaro. E anche il fatto che il Fusion sia molto più famoso di questo qua. Fatevi un giro su eBay e vedetevi i prezzi di Fusion e i prezzi di questo qua e vi renderete conto che c'è una disparità enorme, incredibile. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere che ne pensate di Zero Mission e se questi video sul collezionismo vi interessano e soprattutto se vi interesserebbe sapere qualcosa di più su queste gemme del passato o ingiustamente dimenticate che non hanno avuto il successo che meritavano. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e assolutamente iscrivetevi al canale se siete nuovi per non perdervi i prossimi video. Io sono il Poro Michele,